la Piazza Cairoli, questo è il giorno in cui si inaugura e parte quindi il Messina Street Food Fest. Il tempo non è dei migliori, come avete visto, sta piovigginando, non aiuta tutto questo, però insomma il figo d'India si adatta a qualsiasi tempo e così si adatta anche alla pioggia, quindi insomma la gente, vi devo dire che, come si può, adesso vi faccio vedere, e in fila stanno comprando i ticket, i token anzi, per poter consumare, quindi diciamo che comunque la pioggia non scoraggia. Questo ancora stiamo attendendo di assistere all'inaugurazione e nonostante la pioggia siamo qua. Siamo nella zona dello Shokugi, che c'è l'assessore Caruso, e stiamo attendendo che accendano le luci. Non so se c'è un problema, però si sta attendendo che si accendano le luci. Questi sono i tavoli che sono stati preparati per la degustazione. Stanno ancora preparandoli. E... ciao. E allora la luce è arrivata e vi facciamo vedere quindi la sala. Questa è la sala per come si presenta con la luce, molto meglio. Questa è la cucina dove la luce è andata via, dove stanno facendo le prove, dove si cucinerà, e questa qui ve la facciamo vedere anche se è così. E ci sono dei fornelli a induzione professionali, Gran Mirci, diciamo, che è vicino a tutto questo. La FARC fornisce le attrezzature, speriamo che accendano di nuovo la luce. E qui ci sono i posti riservati, all'autorità. Ci abbiamo l'assessore, ci abbiamo il sindaco in posizione ovviamente privilegiata. Cioè, intanto è arrivato anche il presidente della Camera di Commercio, Blandina, e insomma andiamo avanti. A pensare anche al futuro. Buonasera. Questo è un arancino particolare, anche all'estero, con il riso nero, pistacchio di fronte, top, e dentro c'è il mio almeno il fino nero del nero. Oh, questo è eccellenza con l'interno. Thank you.
deve essere una che noi abbiamo la collaborazione dell'alternanza scuola-lavoro, quindi oltre a darci una mano nel suo pubblico, la dottoressa ha fatto questa storia di Messina. Tagliamo il nastro. Ce l'avete il nastro? Non lo so, qualcuno ci ha pensato al nastro. Buonasera eccellenza. Chiedo perché non l'ho visto. Buonasera dottoressa. Si arriva dopo 2 anni di stop a causa della pandemia ed è un mondo completamente cambiato anche per le aziende messinesi, che è un momento difficile per loro. Cosa possono essere manifestazioni di questo genere? È un momento difficile perché dovremmo riprenderci dalla pandemia, siamo ricaduti nelle problematiche legate alla guerra, legate al caro elettricità, quindi questi eventi ci devono dare quella spinta per cercare di far capire a tutti che solo facendo comunione e comunità si riesce poi a portare avanti il risultato. L'abbiamo fatto nella crisi pandemica, lo dovremmo fare in questa crisi, nuova crisi economica, che certamente non aiuta il tessuto imprenditoriale locale, ma il sostegno dell'amministrazione, oltre a essere in cucina, ci sarà in maniera diretta. Messina ce la può fare? Io ritengo di sì, e questi momenti fanno capire, ripeto, basta guardarsi intorno che c'è tanta voglia di ricominciare. Grazie, grazie signor. Sì, però spostiamo, attenzione ragazzi, un attimino per favore, se vi prego, ci allarghiamo tutti, spazio tutti. Innanzitutto vi dovete fare largo perché è arrivato Bracio Leone. Vi presento Bracio Leone, abbiamo dato il nome a questo povero andate dietro. Dove è Claudio? Nelle forbici? Eccole! Cala. Un attimino, lo facciamo passare a Bracio Leone per favore, abbiamo fatto la mascotte. Eccola, la mascotte! Abbiamo fatto pure il concorso su internet per dare il nome alla mascotte. La mascotte però dietro, mascotte dietro. Attenzione al nastro, non lo vede. Mascotte, sta a re. Quindi va la cieca. Un bambino con un bambino. Mascotte, vieni qua. Claudio, ci sei? Pronti, guardate qua. Eccellenza, grazie. Alberto, metti la mano anche tu là. Ok. Fatto. Va bene, fatto.
ecco, andiamo avanti. Ok, prego, prego, prego. Ha detto il nostro simpaticissimo sindaco. Allora, cuciniamo un filetto di
il suo chef del Gramercy, Alessandro Barbera. Ecco, Alessandro Barbera, che voi conoscete Gramercy, Alberto, che è il nostro partner da sempre, praticamente storico, conoscete come dire, questa azienda che fa servizio di catering di tutta la città, Villa Rita, la bellissima sede che ha praticamente ospitato la nostra preview, Alberto. E praticamente abbiamo l'aiuto del Gramercy, voi fate tantissimi eventi, quindi chiaramente sarà un gioco da ragazze arrivare il sindaco con questa. Vabbè, ma lui è un aiuto spirituale, poi cucina io. Cucina il sindaco. Ricetta, ovviamente il risultato finale lo vedrete sul sito di Messina Street Food Fest, e in questo caso lo Street Fish, e noi concludiamo qui con un giro veloce degli stand.